Ragazzuoli, prima di iniziare con il video vi volevo dire che ho fatto un sondaggio non su YouTube ma su Google Form. Il link per il sondaggio sta nella descrizione o nei commenti. Se lo fate sarei veramente felice, se non lo fate siete delle brutte persone. Ragazzi, sono MartyVG ed oggi siamo in un nuovo video. Oh, amici, è uscita la demo di Hello Neighbor. Stavo vedendo la live streaming di Tiny Build e appena il countdown era finito sono andato su Steam e me lo sono preso subito. E pensate un po', ho fatto anche un video ma non ho registrato. Quindi sì ragazzi, ho giocato Hello Neighbor demo e non ho registrato, però non l'ho finito. Quindi, adesso gioco ad Hello Neighbor, vi faccio vedere che cosa ho scoperto nella demo e quando sono arrivato al punto potete comunque vedere la mia reazione. Anche se nel video precedente la mia reazione era magnifica, però che Lo so ragazzi che sarete delusi, il vostro MartyVG vi ha deluso, però non ho finito la demo. Il resto della demo non so un cavolo. Quindi siamo a posto. Bene, adesso iniziamo subito. Vi faccio vedere cosa ho fatto, cosa ho visto nella demo. Poi gioco da solo. Quindi ragazzi, iniziamo subito. Let's go! Eccoci ragazzi, siamo dentro la demo. Allora, facciamo subito. Innanzitutto apriamo questo. Allora, e come potete vedere qua, lì fuori c'è la casa del... Quindi dobbiamo aprire questa cosa. Ah, e comunque la nostra casa è dove siamo stati all'inizio della beta. Sì. Ed è cambiato pure. Comunque continuiamo. Quindi dobbiamo aprire questa porta, però non ci stanno gli ingranaggi, quindi li dobbiamo trovare. E uno è proprio qua, dentro questa vetriera, non so come si chiama. Quindi per spaccarlo bisogna avere qualcosa. E io già qua avevo visto un piede di porco. E poi qui dentro ci stanno anche delle rocce, quindi possiamo anche spaccare il vetro così. Ma già che ci siamo, spacchiamo il vetro con questo. Ecco qua. E ora mettiamo l'ingranaggio. Credo che si metta qua, poi vediamo. Poi qua ci sta una chiave bella, infatti io... È una chiave per aprire questa porta. E pensate un po', qui dentro c'è l'altro ingranaggio. E mi sa che ho fatto un casino. Ah no, no così, va bene. E ora dobbiamo trovare l'ultimo. Però credo di aver sbagliato. Mi sa che questo, vedi, ha molto più senso. Ma poi guardate ragazzi, che cosa abbiamo fatto? Ci siamo schiantati. Che bello, guarda, tutto rotto. Poi in questa demo hanno cambiato le animazioni, che è bellissimo. Infatti qua, se vedete adesso, ecco qua, guardate l'animazione quando sali le scale. È bellissimo. Poi hanno cambiato un po' di roba, tipo quando correvi nella beta era tutto strano, ma adesso hanno sistemato questo problema. Ed è bellissimo. Ed ecco qua l'altro ingranaggio. Questo è l'ultimo. Ed è quello più grande, quindi mi sa che ho proprio sbagliato, guarda qua. Sì, ho sbagliato io. Mettiamo queste. Ecco qua. Adesso apriamo. Che bellezza. Bene, eccolo qui. Una volta Pennywise disse: galleggerai anche tu. Allora, io nel video scomparso avevo detto che questo è un sogno, perché non credo che il mondo funzioni così. Innanzitutto entriamo in casa. Ragazzi, se non sapete questo gioco Hello Neighbor, praticamente tu devi entrare nella casa del tuo vicino e scoprire cosa c'è dentro la sua... Oddio, è là. Cosa c'è dentro nella sua cantina. E sì, ci stanno un sacco di lucchetti. E là mi ha visto, mi sa bene. Corriamo via. Intanto facciamo così. Ah, sì, è vero. Ciao, Imbir, come stai? Che carino. Allora, mi serve quel pezzo della mappa. Però, se provo a prenderlo, guarda. E come potete capire, lui ha fame. Li dobbiamo mettere da mangiare. Quindi, intanto entra. Ah sì, le bambole, ecco, la bambola del vicino. Questa serve. Queste bambole le devi mettere qua, in questa casa, in questo modello qui della casa con il design del primo gioco. E quindi dobbiamo trovare il vicino, il figlio e mi sa anche la figlia. Speriamo che il vicino non mi senti.
Adesso dobbiamo prendere la mappa, quindi qua in frigo, guarda cosa ci sta. Il mangiare è bello. Comunque prendiamo questa. Adesso cosa bisogna fare? Dobbiamo piazzare la mappa in un coso. In questo momento non mi ricordo il nome. Intanto ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere. Allora, ecco, qua dobbiamo mettere. Quindi dobbiamo avere tre pezzi. Quindi me ne manca uno. E adesso dobbiamo prendere la statua del figlio. Quindi devo stare attento. Ok, non so dove sia andato, aiuto. Ok, no, non è qua. Però non mi abbia visto. Ok, andiamo. Allora, la statua del figlio sta qua dentro. Ma non possiamo entrare, dobbiamo avere una chiave inglese per aprire questa cosa. E pensate un po'. Ah! Fai schifo. Allora, la chiave inglese ce l'ha il nostro vicino. Quindi sai che facciamo? Guarda, vieni qua, vieni qua. Te, puzzone. Via. Ecco qua. Presa la statua del figlio, non so più che cosa fare. Quindi dovrò fare tutto da solo. Io ho visto il tizio brutto andare qua. Eccolo, eccolo. Io faccio il giro. Mi sa che... aiuto, mi sa che ha visto. Mi sa che ha sentito più che altro. Ecco! Forse avrà visto la statua. No, si è stata. Ecco. Bene. Andiamo qua, andiamo qua. Apri! Su, via, 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 via. Mamma mia! Ecco, io metto questo qua. Bene! Ecco il figlio del vicino. Adesso non so più niente, ragazzi. Credo che dobbiamo trovare la figlia. Dobbiamo creare la famiglia. Porca, mi ha visto! No! Metti questo qui. Bene, corri via. Guarda, mi nascondo qua. Non mi vede. Avevo visto che lì in salotto ci sta un robottino fatto di cartone. E lì non so che fare. Cioè, devo trovare qualcosa. Ciao, amico. Come va? Eccolo, ragazzi, quel robottino. Ah, e poi, guardate, qua, qua, dobbiamo piazzare qualcosa che non ho capito. E dobbiamo trovare un codice per questa cassaforte. Capito? Sì. Porca trotta, l'aiuto mi ha visto. Aiuto, me ne vado via. Oh, che cacchio, ecco. Ben, amici, siamo qua. Al sicuro. Ecco qua. Intanto lì si può andare. Non credo però. Non credo si può andare. No, non si può andare. Peccato. Bene. Guarda che bei corvi. Sono triste perché in questa demo il corvo non c'è. Allora, vedete, ragazzi? Oh. Oh. Ah, ma si può girare questa. Il braccio si può girare. Vedete che... Ah, non ho un braccio! Devo trovare il braccio! Perfetto, e qua che cosa c'è? No. Sì, ragazzi, questo è lo Neighbor. Ha una grafica potente che il mio PC si rompe. Hanno fatto un buon lavoro, però consiglio di abbassare la grafica nel gioco finale. Perché se è così e devo fare... Cioè, se devo scattare ogni volta... wow. Bello. No. Aiuto. Che ci sta un porco. Allora, ragazzi. No. Aiuto. Vi volevo far vedere una cosa. Allora, possiamo... Oddio. Il vicino è fuori. Il vicino è fuori. Posso andare dentro. Allora, possiamo distrarre il vicino con gli orologi. Quindi, questo qua. Quindi, se faccio così... Lui viene. Porca trottola. E dai, ma come? Ma perché? No! Aiuto! Via!
Secondo me questo pezzo lo ha il robottino. Oddio! Il codice 9753. 9753. 9753. Puzzoni. Oddio! No, vabbè. Oddio, che bello. Ma era qui davanti. Non l'avevo visto. Ok, richiudiamo perché... Non vogliamo... Ah! Porca... Nah. Porca miseria, che spavento. Io non me ne scappo. No, no, io non scappo. Oddio. Oh, una chiave! Una chiave! E là un altro piede di porco. Ma come faccio ad andare qui?